Buonasera a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi non è lunedì, però dovevo fare assolutamente questo video perché ci sono tante novità che vi volevo dire. Allora, è iniziato l'evento degli incarichi. Questo finirà tra 2 giorni. Io già sono arrivata a 3.360 punti. Fatemi sapere nei commenti voi a che punto siete, se avete preso tutte le decorazioni, tutti i punti, se è finito o no, perché questo tipo di evento fino all'ultimo giorno non si riesce mai a completare. Io tutte le volte che è uscito un evento con gli incarichi come questo non sono mai riuscita a completarlo fino alla fine, perché ci sono sempre incarichi che io non riesco a completare. Allora, adesso devo finire questo incarico dei succhi, gli ultimi due, e ritiro i punti. Allora, poi avevo messo in produzione anche le caramelle, le raccolgo tutte e tre e ritiro i punti. Poi avevo anche messo in produzione lo zucchero, controllo un attimo, sì, allora avvio, raccolgo i primi 4 e ne metto a fare altri 3. Ah, sono senza canna da zucchero, allora la raccolgo, la rimetto di nuovo in produzione e mettiamo a fare altri 2 zuccheri. Allora, nel frattempo passa il tempo per questi altri 3 sacchetti di zucchero, andiamo a vedere nelle notizie, perché oggi mi sono arrivate un sacco di notifiche su notizie nuove. Allora, la prima ci dice le date di tutti gli eventi che ci saranno in questo mese. Allora, l'evento che sta già adesso in corso, l'evento degli incarichi, dal 2 al 7, quindi fino a lunedì. Poi c'è la contrada che è iniziata oggi dal 4 al 24 e ho fatto un giro nella contrada, ho notato che ci sono più galline, si possono raccogliere le galline molto più facilmente. Poi l'8 di ottobre inizierà l'evento della barca e ci sarà dato l'edificio temporaneo di Halloween per produrre le caramelle. Quindi si pensa che l'aggiornamento venga fatto lunedì 7, l'aggiornamento del gioco, e quindi l'8 ci verrà dato questo edificio. Sempre dall'8 al 31 ci sarà la nuova collezione di decorazioni di Halloween nuove. Poi dal 14 al 25 c'è il calendario di Greg, quindi delle sorprese nella fattoria di Greg. Quindi dal 14 al 25 bisogna entrare tutti i giorni nella fattoria di Greg. E poi a fine mese quasi, dal 17 al 21, c'è l'evento globale della barca. E non so se darà una decorazione oppure 10 diamanti, non si sa ancora. Allora, un'altra notizia, vediamo. Allora, qui ci sono tutte le funzionalità nuove dell'aggiornamento che vi ho spiegato già nel video precedente, tutti i cambiamenti sulla modalità modifica, poi la macchina temporanea per fare le caramelle. Allora, qui ci specifica quali caramelle, come sono fatte le caramelle. Allora, ci sono i denti gommosi che vengono prodotti con canna da zucchero, carote e uova, i vermi gommosi che si producono con una mela, un sacchetto di popcorn e indaco, i teschi che si producono con un maglione blu, peperoncini e 2 sacchetti di zucchero di canna, e poi le zucche gommose che si producono con un pane di patate, un vasetto di miele e 3 zucche. Quindi tenete in mente tutte queste cose e producetene tante, in modo che appena arriva l'edificio temporaneo già avete tutti i prodotti che servono per produrre le caramelle.
Allora, poi ci saranno queste nuove decorazioni, sicuramente ce ne saranno anche altre, non credo che la collezione sia fatta solo con 4 decorazioni. Questi sono i cuccioli di struzzo che ci saranno nel rifugio e poi c'è scritto che i pezzi del puzzle, chi già ha completato tutti gli animali, non riceverà qualche altra cosa al posto dei pezzi del puzzle. Vediamo l'ultima notizia. Allora, qui... Ah no, questo è il video che ci spiegava dell'aggiornamento. Ah, poi un'altra cosa, se andate nel negozio oggi vi dà un video con i cappelli e vi dà anche 100 cappelli gratuiti, in modo che voi nel catalogo potete prendere tante cose. Io per esempio decorazioni non le ho prese perché già ce l'avevo. Per ora ho acquistato solo una cosa sulle mazzoli perché non so ancora cosa prendere al posto delle decorazioni, quindi man mano più in là deciderò cosa prendere. Fatemi sapere voi nei commenti come state con l'evento degli incarichi, che cosa, a che punteggio siete arrivati. Allora, io qua nella classifica sono adesso al 31° posto. Spero di salire di posizione fino all'ultimo giorno. Fatemi sapere anche voi a che punto siete. Buona serata a tutti e ci vediamo quando ci sarà l'aggiornamento del gioco. Ciao!